La stagione inizia con l'anticipo contro lo Sport Management Verona, dal circolo nautico Posillipo per la presentazione della nuova squadra e della nuova stagione. Al nostro microfono le interviste e la voce dei protagonisti. Sport e bellezza al circolo nautico Posillipo, la presentazione della squadra è stato di parola lo scorso anno, i rossoverdi sono arrivati terzi e ora almeno la riconferma in classifica. Ma sicuramente il terzo posto per noi rappresenta un grandissimo risultato. Ci sono altre squadre che spendono il doppio e il triplo di quello che spendiamo noi. Noi puntiamo sui giovani, puntiamo a confermare il bel risultato dell'anno scorso. La squadra è una squadra assolutamente forte e competitiva. Siamo diventati ancora di più una squadra giovane. Abbiamo confermato gli stranieri che hanno dato ottimi risultati e quindi, insomma, speriamo bene. Guarda, speriamo bene. Io sono sempre molto fiducioso, quindi sono convinto che faremo un... Poi andiamo avanti in Coppa dei Campioni, quindi, insomma, io sono contento. Lo scorso anno l'esordio a Firenze, quest'anno invece con il Verona, una neopromossa alla Piscina Scandone. Una neopromossa ma molto forte, che ha speso molti soldi, si è rinforzata, speriamo bene, speriamo di partire col piede giusto. Insomma, il campionato è un campionato lungo, combattiamo su due fronti e speriamo di andare bene su tutti e due. La stagione inizia con Sport Management Verona, ore 20, Piscina Scandone. Sì, partiamo subito forte perché comunque la Sport Management è una finta neopromossa, nel senso che ha fatto una campagna acquisti faraonica che le ha portati comunque ad avere dei giocatori di livello e quindi non è come incontrare la classica neopromossa, sai che tu ci vai già abbastanza tranquillo, però sarà una partita vera, una partita dura da giocare fino alla fine. Per fortuna comunque noi abbiamo avuto già il turno di Coppa dei Campioni che quindi ci ha un po' fatto prendere un po' di confidenza con il ritmo partita, con i nostri schemi, quindi partiamo diciamo, un po' più avvantaggiati rispetto a loro che hanno fatto magari la Coppa Italia dove il livello è un po' più basso. Però serve la concentrazione massima di tutta la squadra per vincere questa partita che non è assolutamente facile. Nello scorso campionato il Posillipo ha totalizzato 41 punti, terzo posto. Obiettivo, riconfermarsi. Certo, riconfermarsi cercando di fare qualcosa di meglio quest'anno, perché comunque siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrare di poter meritare il terzo posto o comunque cercare di arrivare in finale scudetto sarebbe comunque un bel risultato. L'esperienza francese si è conclusa bene, il passaggio del turno è ora nuovamente contro gli ungheresi e i serbi. Sì, siamo riusciti a passare il turno, non era facile, squadre importanti, abbiamo disputato belle partite, adesso andiamo a incontrare altrettanto un girone non facile, ma daremo comunque il massimo per affrontarlo nel meglio dei modi. E quanto? E invece la linea verde è confermata, non solo nazionale, ma soprattutto grande impegno da parte dei nuovi e la squadra è riconfermata. Sì, siamo molti giovani, sono arrivati anche altri giovani che conosciamo benissimo, che facevano parte del nostro settore giovanile e quindi ovviamente loro sono alle prime armi e si stanno ambientando benissimo. Già in Champions League comunque hanno disputato partite di altissimo livello e quindi penso che si riusciranno sempre di più ad inserire in questo gruppo e che potremmo fare sicuramente molto bene. L'appello ai tifosi e soprattutto ai napoletani di venirvi a seguire alla Piscina Scandone. Sì, comunque noi viviamo in una realtà che favorisce la pallanuoto e da sempre il derby è una partita infuocata, quindi soprattutto da queste partite noi dobbiamo partire per riempire le piscine. Abbiamo sponsorizzato questi eventi, soprattutto passando per scuole e altri centri sportivi e speriamo che quest'anno siano molti più frequenti i tifosi. Presentata la nuova squadra, il Posillipo è pronto a scendere in acqua già con il Verona, una neopromossa. Una neopromossa col coltello fra i denti, viene qui a Napoli una squadra che ha fatto una campagna di rafforzamento notevole, già l'anno scorso diciamo che era sotto categoria, già era una squadra di A1, difatti ha dominato ampiamente il suo girone di A2, adesso si è ulteriormente rinforzata, c'ha stranieri buoni, c'ha un naturalizzato importante, c'ha il fratello di Stefano Longo che segna gol a Grappoli. C'ha due centrobori di buon livello, difensori importanti. È una squadra con cui non sarà facile giocare per nessuno.
Ma noi siamo pronti, noi siamo il Posillipo, è una squadra che si è ben preparata, che ha ben recuperato i giocatori infortunati lo scorso anno, e questo per noi vuole dire tantissimo. Ci siamo ben rodati in Coppa e siamo pronti ad aspettarvi qua. Poi possiamo anche perdere, ma veramente penso che i tre punti non ci sfuggiranno, lo dico senza con grande convinzione. Linea verde e continuità, il Posillipo riparte da questi obiettivi, la riconferma del terzo posto, l'aver già superato il turno in Champions e poi un avvicinamento alle due supercorazzate? Ma guarda, noi puntiamo a fare più punti dello scorso anno. Noi l'anno scorso abbiamo perso dei punti importanti per strada. Lasciamo stare i derby, che sono sempre un punto interrogativo, però abbiamo perso inaspettatamente in casa con il Como, siamo andati a pareggiare a Bogliasco dove eravamo nettamente più forti. Noi dobbiamo fare punti, dobbiamo fare più punti, essere sereni, vincere tutte le partite che vanno vinte, questa è la cosa più importante per una grande squadra, e affrontare le diverse concorrenti, quella che sappiamo che sono più forti, con il coltello fra i denti, va, si può vincere, si può perdere, l'importante è dare il massimo e giocare sempre bene. Se noi ci avviciniamo a questo campionato e lo approcciamo con questo spirito, io dico che nessun traguardo in alto ci è negato. Certo, fare una finale scudetto sarebbe un'impresa magari inaspettata per tutti, o addirittura vincere un titolo. Però noi non possiamo in questo momento pensare in negativo, noi dobbiamo pensare sempre al meglio. Sappiamo che siamo una squadra che, così come oggi, che è già una squadra abbastanza forte, probabilmente non sarà così domani, perché noi lavoriamo tutti i giorni per migliorarci. Abbiamo l'età giusta per fare dei passi avanti, anche i giocatori un po' più anziani, tra virgolette, non sono anzianissimi, quindi possono migliorare. Abbiamo l'apporto dell'esperienza, che è importante. Se riusciamo a trovare anche la serenità che ci deve dare la società e l'organizzazione che ci deve garantire la società, io dico che non ci sono preclusi traguardi in alto. Il vicepresidente Maurizio Marassi parlava nella conferenza di presentazione di nuovo spirito posillipino. Cosa instillare negli atleti rossoverdi? Sempre una grande propositività e una grande proiezione verso risultati sempre più prestigiosi. Adesso noi stiamo con i piedi per terra, perché queste sono frasi che facilmente si possono buttare fuori all'inizio di un campionato, in fase di progettualità, eccetera. Poi bisogna renderle concrete queste cose. L'unica strada per rendere concrete, che io conosco, è il lavoro quotidiano duro, l'applicazione su tutte le cose, giocare una pallanuoto semplice, elementare, ma curata nei dettagli e condita da grandissimo furore e impegno agonistico. Queste sono ricette fondamentali, altre onestamente non ne conosco. Auguro a Bruno Cufino e al Circolo Nautico Posillipo buon lavoro e buon campionato. Diego Scarpitti, Federico TV.